What's up fam? Voglio elencare in questo video quali sono i miei libri preferiti sugli Stati Uniti d'America. Se volete approfondire, li troverete nella descrizione di questo video. E poi mi piacerebbe che commentaste dicendomi qual è il vostro libro preferito sugli Stati Uniti, specialmente se io non l'ho inserito. Questi libri ovviamente non sono gratuiti, ma l'unico ebook gratuito sugli Stati Uniti d'America è l'ebook sul mio sito, italytousa.com. L'ebook si chiama Trasferirsi in USA, come iniziare? Scaricatelo se non l'avete ancora fatto. Allora, non ho qui tutti i volumi perché alcuni li ho ascolto con Audible, ma alcuni li ho, altri no, e comunque cominciamo. Il primo libro si chiama California ed è stato pubblicato proprio quest'anno e l'autore è un giornalista italiano che si chiama Francesco Costa, che io non conoscevo, ma qualche mese fa mi hanno segnalato i suoi libri e ho iniziato a leggere questo libro California. E la cosa che mi piace di questo autore è che lui non vive in America ed è pieno di giornalisti che non vivono in America ma parlano dell'America ma non hanno idea di cosa parlano, o magari vivono, non so, a New York e pensano che New York sia tutta l'America. Invece questo giornalista, pur non vivendo in America, è noto dalle cose che scrive, che è molto informato, che sa le cose. E questo libro è interessante perché racconta qualcosa che io da tempo, a mio modo, affronto in questo YouTube channel, cioè il declino e le difficoltà della California negli ultimi anni. Dal costo della vita spesso inaffrontabile al problema dei senza tetto, dal fatto che praticamente non c'è quasi più una middle class in California, perché se a San Francisco guadagni meno di $120,000 l'anno sei considerato sotto il livello di povertà. Stefani, parlavo alcuni giorni fa con una persona, una delle tante, che dalla California si è trasferita al Texas, e le chiedevo un commento su questo libro, questa persona italiana, e mi diceva: sì, è tutto vero quello che è scritto in quel libro. Secondo libro è un altro libro di questo autore, Francesco Costa, e si chiama Questa è l'America. Mi è piaciuto leggerlo perché anche qui si vede che lui non ha una conoscenza superficiale degli Stati Uniti. Tante volte sento dire e commentare cose sugli Stati Uniti da parte di giornalisti italiani che però non hanno idea di come siano le cose davvero. Invece in questo libro si va a fondo sull'America vera, sugli stati, sui modi, i costumi, sui problemi. Si espone insomma in modo molto interessante. Un altro libro sulla California, ma questo invece è fiction, è quello di Don Winslow e si chiama La pattuglia dell'alba, The Dawn Patrol. Perché amo questo libro? Perché è ambientato nella mia città preferita, San Diego, e parla proprio di strade, quartieri, ristoranti, zone dove io sono stato più volte e sono sicuro tanti di voi che sono stati a San Diego sono stati. Penso per esempio a Breakfast Republic, andarci, ottimo brunch, mimosa sul patio. E quindi così è sempre stato facile immedesimarmi per me in questo libro, seguendo e leggendo le cose di cui si parlava. Questo libro racconta bene la città di San Diego, le sue zone, un certo stile di vita, quello di chi fa surf, ma che magari potrà non piacere a tutti, ma è bello da conoscere. Se mai andrete a San Diego, andrete a Pacific Beach e da lì vedrete quelli che fanno surf. E vi verrà spontaneo di essere curiosi e cercare di saperne di più. Numero 4, il libro dell'attuale presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, Promise Me Dad, Promettimi Papà. E non è un libro di politica, no, quella non mi interessa. È un libro che parla della storia degli ultimi anni del figlio, che poi morì per una malattia, e del rapporto tra lui e il figlio, e anche parla molto questo libro sostanzialmente della loro famiglia. E magari può sembrare a prima vista una famiglia che non ha nulla a che vedere con le nostre, ma in realtà è una famiglia come tutte le altre, e dal libro si leggono e si vedono e si percepiscono tante cose che a me hanno fatto ricordare la mia stessa famiglia, e quindi ha reso anche in un modo, diciamo, più down to earth, più terra a terra, si potrebbe dire, una famiglia così famosa e così, diciamo, potente in America, l'ha resa quasi più normale. Il quinto libro è un classico della letteratura americana, scritto da Jack Kerouac, era giusta la pronuncia? Si intitola Sulla strada, e in inglese si chiama On the Road, e racconta le avventure a spasso per l'America tra autostop, macchine scassate, viaggi, road trip, avanti e indietro tra le due coste, in mezzo a luoghi dimenticati anche da Dio, potremmo dire, certe volte, e tutte le avventure che ne sono conseguite. Perché mi piace questo libro? Perché me lo ricordo sempre? E perché ogni volta che ho guidato mi sono trovato in mezzo agli spazi sconfinati dell'America, specialmente magari nel Midwest, posti magari desolati, ma dove vedevi in lontananza, lontanissimo, l'orizzonte, senza montagne, mi sono ritornate in mente le frasi di questo libro. In particolare dell'ultima pagina, dove dice: «È così in America, quando il sole tramonta, e me ne sto seduto sul vecchio molo, diroccato del fiume, a guardare i lunghi cieli sopra il New Jersey, e sento tutta quella terra nuda che si srotola in un'unica incredibile massa fino alla costa occidentale, e a tutta quella strada che corre, e a tutta quella gente che sogna nella sua immensità. Adoro i road trip, non vedo l'ora di farne un altro. Se avete qualche idea suggerite, ma penso che potrebbe essere in West Texas, al Big Bend National Park, dove non sono mai andato.
E poi Furore, il libro di John Steinbeck, che in americano si chiama The Grapes of Wrath, i frutti della collera, potremmo definirlo in questo modo. Parla della storia della famiglia Joad, che ai tempi della Grande Depressione dovette lasciare l'Oklahoma, si mise in viaggio e insieme a tantissima altra povera gente raggiunse piano piano quello che doveva essere l'Eldorado, il sogno, la terra promessa, cioè la California. Ma il libro denuncia anche tutte le difficoltà che incontrarono e soprattutto anche il modo spesso disumano in cui vennero trattati. La loro speranza era ritrovare il loro posto nel mondo, un posto dignitoso dove vivere, ma questo libro racconta come invece tutto questo non fu così. Un altro libro da leggere è Elegia americana di J.D. Vance. In americano si chiama Hillbilly Elegy. Credo sia diventato famoso anche in Italia questo libro, comunque è recente, di pochi anni fa. È diventato un bestseller e fu una mia collega di Minneapolis anni fa a raccomandarmelo, sapendo tutta la mia passione per l'America, per anche capire le singole cose nei singoli stati, come una persona del Kentucky è diversa magari da una persona che vive in Nevada. Mi consigliò questo libro proprio per capire ed assaporare meglio ogni angolo d'America. E questo libro si concentra su quelle persone che, come la famiglia di JD, si trasferirono dai Monti Appalachi fino all'Ohio per trovare nuove opportunità e costruirsi una nuova vita per loro e per la loro famiglia. Questo libro ha raccontato la storia di una certa parte d'America che negli anni è rimasta penalizzata, lasciata indietro. Non è fiction perché l'autore racconta una storia, la storia della sua famiglia, appunto, emigrarono dagli Appalachi fino a Middleton in Ohio, in quel Midwest che era la locomotiva economica degli Stati Uniti e che invece negli anni ha poi perso quel ruolo di guida dell'economia americana. Perché le industrie, perché la società sono cambiate. In America, dove c'è povertà, dove non sembra esserci futuro, dove ci sono famiglie in grande difficoltà, spesso disastrate. E tuttavia è bello perché nonostante queste difficoltà denunciate nel libro, l'autore ha comunque trovato la sua strada, si è laureato a una università prestigiosa nella East Coast, poi è tornato in Ohio, ha costruito la sua famiglia lì, la madre non è più tossicodipendente e recentemente, peraltro, lui si è candidato alle elezioni per il ruolo di senatore dello stato dell'Ohio a Washington e ha vinto e quindi sarà presto uno dei nuovi senatori dello stato dell'Ohio. Qualcuno sostiene che questo libro può spiegare meglio il fenomeno dell'ex presidente Trump, di come è riuscito a vincere le elezioni nel 2016, poiché di fatto questo libro è la storia di una parte importante del suo elettorato. Sulla stessa falsa riga, anche se in questo caso è fiction, voglio segnalare il libro Ohio di Stephen Merkley. La storia di alcuni ragazzi che sono cresciuti in una anonima città della provincia americana e di come si affacciano alla vita da adulti, magari esagerato in alcune situazioni, ma per me fa capire molto a chi non vive in America come sia crescere in quell'America che è lontana da New York, lontana da Los Angeles, ma che però costituisce il 70% del paese almeno. Il mio video più guardato, peraltro, si chiama proprio L'America è per il 70% così ed è appunto un video fatto in una piccola città dell'Iowa. Un altro libro che mi è caro ed è un po' un libro di sport, anche se non solo, è questo, A modo mio, di Giuseppe Rossi. Giuseppe Rossi, ex calciatore del Villarreal, del Manchester United, della Fiorentina e calciatore della nazionale italiana. E allora voi vi direte cosa c'entra tutto questo? Beh, Giuseppe Rossi è figlio di italo-americani. Giuseppe Rossi è un italo-americano perché è nato a Clifton, in New Jersey. Quindi si parla di calcio, ma c'è anche tanto dell'America, del suo rapporto con l'America, del suo rapporto con la sua famiglia, in particolare col papà Fernando, la cui canzone preferita era My Way di Frank Sinatra e A modo mio è proprio My Way. Giuseppe Rossi è uno dei miei giocatori preferiti per il tipo di persona che è, per la storia che rappresenta, un emigrante, figlio di immigranti italiani negli Stati Uniti. Mi ha colpito molto quando qualche anno fa vivevo nello stato di New York, ero a New York City quei giorni, andai a Chelsea Pier sul Hudson River alla festa del suo fan club e mi colpì molto il clima familiare italianissimo che c'era lì. La mamma italiana, i nonni, i cugini Enzo e Dante che sono nati in New Jersey ma ovviamente hanno una grande Italian heritage. Un altro libro è Mississippi, scritto da Mario Maffi, un italiano che ha fatto praticamente un viaggio lungo il Mississippi, dalle sorgenti nel Itasca State Park in Minnesota fino alla foce nel Golfo del Messico ed è passato attraverso tutte queste città che sono bagnate dal fiume e racconta queste città, racconta il rapporto di queste città con il fiume che è interessantissimo anche perché è il fiume più grande d'America. Personalmente è un fiume al quale anche io sono legato, io ho vissuto a Minneapolis per 4 anni, vivevo a 3 isolati dal fiume, io lungo questo fiume andavo a correre per tenermi in forma. Io il fiume l'ho visto quindi a Minneapolis ma l'ho visto anche a St. Louis, qui è dove sto attraversando il Mississippi mentre mi sto trasferendo in Texas entrando in Missouri
St. Louis. Sono arrivato fino a Memphis una volta, ma anche più a nord, in zone magari meno conosciute, dove passa questo fiume nel nord dell'Iowa fino a Dubuque. Anche questo nome, non so mai come pronunciarlo. Guarda che bello il Mississippi che fa la curva laggiù. Il Mississippi è sempre una cosa fantastica. C'è tanto in questo libro sugli Stati Uniti. E poiché vivo in Texas, come non parlare dell'Alamo e della storia del Texas? E questo libro, Sam Houston and the Alamo Avengers, è la storia proprio di quello che successe nell'Alamo a San Antonio. L'autore, che è Brian Kilmeade, che è uno dei più importanti giornalisti americani, fa un ottimo lavoro proprio a raccontare come la sconfitta dell'Alamo generò poi la grandissima vittoria contro l'esercito messicano nella battaglia di San Jacinto. La rivincita e la vendetta. Ho letto questo libro in un periodo in cui iniziavo a pensare di trasferirmi in Texas. Mi ha molto colpito la storia dei veri patrioti, guerrieri, eroi che all'Alamo sono morti, e si capisce bene perché in Texas the Alamo is really a big deal. Ok, ho già superato il numero dei 10 libri che avevo detto, quindi mi fermo qui. Ce ne sono altri, li troverete nella descrizione. Velocissima menzione: What's So Great About America di Dinesh D'Souza, un bellissimo libro sul perché l'America è così speciale e perché dobbiamo difenderla. I libri di John Fante come Chiedi alla polvere o Sogni di Bunker Hills. Perché no, un altro classico che non ho incluso ma importante, Strade Blu, un viaggio dentro l'America. Ma li troverete comunque linkati nella descrizione del video. Natale si avvicina, magari qualcuno di questi può essere un regalo bello per voi o per uno dei vostri cari. Mi raccomando, scrivetemi nei commenti qual è il vostro libro preferito sugli Stati Uniti. Non vedo l'ora di aggiungerne qualcuno alla mia collezione. Il resto, quando si parla dell'America, io sono tutto orecchie. Until next time, peace out.